mister, andare alla Tina spero. Oh, attenzione, è un cambio. No, va bene. Siete messi d'accordo? Va bene, va bene. No, 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 va benissimo, no? Guarda, ci sono delle cose. Ci sono delle cose stamattina tanto tutte sbagliate, quindi va bene. Vediamo che porti te. È una tradizione clamorosa! No, io non lo sapevo. No, che tutto fa, che tutto fa. Lì che tutto fa. Leo prende il piano di tanto. Vuoi fare la stessa domanda che facevo io? Io devo preparare il cartellone. Allora, mister, buongiorno. Buongiorno. Bene, wow. vigilia di Latina. Io ripartirei da un'immagine che mi è piaciuta tantissimo tua quando vai a correre sotto la curva. Sì, però c'è da dire che qualcuno, anche non troppo distante, magari sulla porta là dietro, mi ha fatto notare che, insomma, diciamo che la forma non è proprio al massimo, però stiamo lavorando per metterci nelle condizioni di essere un pochettino più agili in quelle situazioni. No, però dai, è stato un bel segnale, intanto che abbiamo una spinta importante che ci è stata data fin dal riscaldamento, da tutto lo stadio, dalla curva, e poi c'era sinceramente la speranza di poter fare quella cosa a fine partita, quindi era anche per rendere il giusto ringraziamento a tutta la gente, insomma. Infatti è stato bello che mi sembra che i ragazzi sono stati bravi a ringraziare la curva, ma a ringraziare tutto lo stadio, insomma, gradinata, tribuna, quindi questo è un bel segnale. Ecco, sono quelle cose che si dice, no? I tifosi, quando hanno incontrato i giocatori, c'è stato anche questo discorso, forse si poteva far prima, insomma. Ma però, abbiamo parlato, guarda, ne parlavamo l'altro giorno anche col direttore di alcune cose che magari si poteva far così, si poteva far cosà, però alla fine la cosa bella è che sono venute cose naturali e non forzate, e penso che la cosa più importante, più bella da sottolineare sia quella, che non c'è stata plastica, non c'è stata cosa costruita, è tutta stata cosa che sono venute così, e questa è la cosa più bella, penso, e penso che sia anche la cosa più vera e più che poi fa cementare realmente i rapporti. La scelta di partire con un giorno d'anticipo va anche un po' nel solco di quello che è accaduto nelle due precedenti trasferte, che va al di là di quello che è successo, ma comunque sono state positive. No, ma c'è anche un discorso c'è anche un discorso prettamente logistico, perché c'era un rischio scioperi a partire domani, e allora è capitato così anche stavolta, e quindi, visto che avevamo organizzato, pensato di andare di muoversi in treno, è sembrata a tutti la cosa più logica, c'era questo rischio, e per evitare sinceramente all'ultimo momento problematiche che sarebbero state avrebbero creato abbastanza disagi, tutti insieme abbiamo deciso, non c'è stato, anzi i ragazzi partiamo mercoledì, quindi la cosa più bella è stata una cosa condivisa. E comunque per la concentrazione non sarebbe neanche servito, perché penso che tutto il gruppo. No, ma noi abbiamo bisogno, in queste partite come quella di domenica, abbiamo bisogno di quelle due cose che ho detto l'altra settimana, cioè serenità e entusiasmo. Perché non abbiamo. Queste partite sono partite che non c'è molto da. Non sono molte parole da aggiungere. Dobbiamo essere sereni e avere il giusto entusiasmo per giocare la partita. Queste sono le due armi più importanti. Cambiato un po' il mondo, sono cambiate anche un po' le situazioni di classifica, soprattutto siamo all'ultima giornata. Guardando la partita d'andata, fu una delle prestazioni peggiori che la tua squadra, insomma, questi mesi. Ti aspetti un mattino su quello stile, così arcigno? Il Latina è quello, è una squadra che ha qualità tecniche, ma una buonissima forza fisica, un grande impatto fisico sulle partite, quindi le caratteristiche sono quelle, poi dopo ci sono dei giocatori di qualità, perché basta pensare sia davanti, in mezzo al campo, hanno giocatori che conosco bene, Viviani, Crimi, che sono ragazzi che ho avuto in nazionale, sono ragazzi di qualità, dietro hanno gente esperta che sa giocare, conosce bene questa categoria, quindi è una squadra di categoria adatta a questa categoria, che sta facendo un campionato
di grandissimo livello di cui bisogna complimentarsi innanzitutto. Detto questo, noi andiamo là a fare la nostra partita. Ma alla fine, anche alla luce, non tanto per lo Spezia, ma per il Sparo, per il Latina, delle situazioni che si andranno a creare sugli altri campi, preferiresti un Latina che attacca o un Latina che parcheggia? Guarda, io per scelta, le volte che mi sono trovato a poche giornate dalla fine o a dover affrontare partite di questo tipo, ho sempre pensato alla mia squadra e non ho mai pensato a far conti, calcoli, tabelle, cose di questo tipo, perché mi conosco e so che qua mi portano via delle energie nervose che invece io devo lasciare e devo indirizzare sulla mia squadra. Il resto non lo so, noi dobbiamo andare là a fare la nostra partita senza stare a fare calcoli o cose di questo tipo, perché partiremmo già col piede sbagliato. Noi dobbiamo andare là a giocarcela sapendo che abbiamo un risultato che ci permette di andare sicuramente ai playoff. Anche se chiaramente loro potrebbero invece ragionare più di testa, ma questo è chiaro che... Io questo, cioè, sinceramente, non lo so, ma non è una cosa che... non voglio entrare io nelle questioni che non riguardano la mia squadra. Io preferisco guardare noi e non stare neanche a fare, ripeto, calcoli di classifiche, mica classifiche, posizioni, classifica avulse, cose di questo tipo. Si perdono energie, ripeto, perché ci sono passato, e sia con la nazionale quando bisogna fare chi è meglio in semifinale e chi non è meglio, o quando sei a due partite alla fine che devi cercare di non andare nei play out, ma no, non fa caso, un punto qua, un punto là, no. Giochiamo per vincere le partite. Mister, hai già vissuto sicuramente momenti importanti di questo tipo, parliamo anche sul corso dell'Europea, così. Ma cosa hai recepito, cosa ti è rimasto dentro dalle altre volte che stai utilizzando ora? Diciamo qualche sbaglio che l'altra volta, guarda, ho fatto meglio, adesso io preferisco fare così, in questi momenti di tensione. Penso che di poter dire che il mio approccio a questo tipo di partite è cambiato da 3-4 anni a questa parte. Prima la vivevo in modo molto diverso, secondo me, per come la penso io, non era il massimo per la squadra, perché secondo me queste partite bisogna lasciarle passare per quelli che sono, senza non stare a troppo, no, diciamo. perché bisogna arrivare alla partita. Infatti il mio problema non è più il pre partita, è il post partita. Io faccio fatica dopo le partite, prima delle partite sono abbastanza sereno, ma è la serenità di chi, e devono averla anche i ragazzi, di chi sa di aver fatto tutto nei giorni precedenti per arrivare al meglio a giocarsi quella partita. Questa è che poi è la serenità di chi ha la giusta consapevolezza. Se ci sarà un appendice di campionato lo vedremo. Quello che ti devo chiedere è come sta fisicamente la squadra, che in questo momento conta molto anche quello. Assolutamente, conta molto l'aspetto mentale, conta l'aspetto fisico innanzitutto, sono i due aspetti principali. È una settimana particolare, no? Perché di solito si gioca sabato come ha fatto domenica e venerdì. Infatti fino adesso abbiamo dedicato la maggior parte del tempo, penso che sia anche la cosa più giusta da fare in questo momento della stagione, al recupero. La cosa più importante è recuperare in questo momento le energie, più che stare sul campo troppo e lavorare. Quindi l'obiettivo è quello, anche di una squadra che poi noi abbiamo, bene o male, a tutti è capitato qualcosa durante la stagione. Chi è stato continuo senza avere problemi sono veramente pochi. E non è neanche un male, magari qualcuno invece ha fatto tutte le partite, magari può anche essere un pochettino stanco. Però, sinceramente, io penso che quando si vanno ad affrontare partite del genere, da qualche parte le energie fisiche e nervose i giocatori le vanno a recuperare. Percentuale fisica di Bianchetti. Bianchetti si sta allenando con gli altri. Quindi... Ma comunque era già in gruppo negli ultimi giorni, la settimana precedente. Sì, perché comunque lui è stato fatto un lavoro specifico, è stato fatto un lavoro anche individuale, ma legato al suo ruolo. Quindi anche tutti i lavori che ha fatto sul campo in modo individuale li ha fatti riproducendo, diciamo così, i gesti
tipici del difensore centrale per provare un po' tutte le situazioni. Poi è anche vero che è una partita diversa, però per l'impatto nervoso, però ha provato tutto, ha fatto tutto, si è allenato, adesso è 3-4 giorni che si allena regolarmente con la squadra, per me è disponibile, o meglio, dopo c'è la famosa regola del 3, che è una riunioncina tra il sottoscritto, il dottore e il giocatore. Io raccolgo le informazioni delle controparti e poi prenderò la decisione di conseguenza. No, non è quello. Poi dopo io sono sempre stato convinto che il miglior medico del giocatore è il giocatore stesso. Con massimo rispetto e considerazione degli allenatori e dei medici, però il miglior medico è sempre il giocatore. Qua ci sono, dietro di voi ci sono degli ex giocatori che possono confermare. Mister, vediamo la partita. Allora, la teoria del latino è la teoria dello Spezia. La teoria dello Spezia è prima vincita, ci abbiamo un risultato unico, ce ne sono altri, perché no, sono alchimie. Il Latina, quanto credi che ci pensi veramente che vincendo va in Serie A e quanto questo può condizionare la partita? No, io torno, è lo stesso discorso di prima. Io non entro e non voglio entrare nella testa delle altre squadre. Io penso che lo Spezia deve andare là. Spezia, sì. Per mettere tutte quello che ha in campo per provare a vincere la partita. Questo è l'obiettivo dello Spezia. Delle altre, né del Latina né di tutto quello che delle altre partite del campionato di Serie B, noi non dobbiamo preoccuparci, perché ripeto, è uno spreco di energie nervose che poi si ripercuotono in campo. Quindi noi dobbiamo pensare a andare là e a fare la nostra gara sapendo bene qual è il nostro obiettivo. Sì, però cambia l'atteggiamento della squadra, non parlo dello Spezia, perché se Latina deve veramente vincere a tutti i costi si affronta la partita in un certo modo, se poi la realtà non è quella... Non lo so, non so che cosa possono, cioè ripeto, non so cosa c'è nella testa degli altri, preferisco dedicarmi alle mie di cose. E noi dobbiamo avere l'idea chiara di pensare, la nostra linea è tracciata, noi dobbiamo fare quello che sappiamo noi, il resto non c'è problema. Posto? Posto. Grazie mister. A voi.